È il momento dell'unboxing. Come forse avrete visto in un precedente video, ho bruciato uno dei canali facendo un esperimento del cazzo per iniettare audio dentro un amplificatore di merda che stavo riparando. E così mi sono detto, ok, cerco il chip Conexant audio di ricambio, e poi ho visto che c'era un ThinkPad come il mio, incompleto, dicono, senza hard disk, senza RAM, con la scheda madre funzionante, a poco, a pochi euro, una cinquantina di euro. Siccome io questa scheda madre volevo cambiarla comunque perché ha dei problemi, ha già dei problemi di suo, e allora l'ho preso ed eccolo qua. E ora facciamo l'unboxing con il coltello Ausonia, che non taglia proprio bene, perché lo uso per la pizza. E quindi vediamo se con una mano, perché non ho qui il treppiede con me, riesco ad aprire questo pacco. Mi sembra invece che tagli molto bene. Ritiro quello che ho detto. Forse l'ho affilato e non me lo ricordo più. Effettivamente. Vediamo un po'. Già vedo. Vedo il mio materiale preferito. Il mio materiale preferito in assoluto, il cartone. Un giorno di questi farò un bel video su come si fa la zuppa con il cartone. Imballaggio notevole. Cartone, patatine e bollicine. Il pacco di per sé è molto leggero, perché il portatile di per sé è molto leggero. Ed eccolo qua. Questo lo mettiamo da parte per la prossima zuppa di cartone. E vediamo un po'. Sempre con l'uso di una sola mano. Vediamo un po' se riesco ad aprire. Ci sono le bollicine. Ma io già vedo l'oggetto. Lo vedo. Scaraventiamo le bollicine a terra. Allora, vediamo. Beh, sì, c'è una leggera differenza. Riuscirò ad aprirlo? Sì, forse sì. È praticamente identico. Tastiera Quartz, che sarà immediatamente bruciata e distrutta, perché rappresenta l'abominio e il contro natura. Vedo l'inutile lettore fingerprint, che io non ho. Va bene, mentre di dietro cosa abbiamo? Ah, abbiamo della memoria, che non mi serve assolutamente a nulla, perché io ho 16 giga qui. Abbiamo un vano batterie pulito rispetto al mio. Il mio fa cacare. Gommini, che io qui sono sprovvisto di un gommino, e qui ci sono. Vano hard disk. È molto vano. Eh sì. Un piccolo problema qui. Ah, sì. Niente, dobbiamo vedere se la scheda madre funziona. Adesso lo colleghiamo. Lo attacco alla docking station e vediamo. LED che lampeggia bene, questo è un buon segno. Tiriamo su e vediamo. Si accende, attenzione, si accende. Questo è un buon segno. ThinkPad, premiamo il tasto ThinkVantage. Mi piace, devo dire che mi piace. Boot agent, se la smettesse di rompere i coglioni con sto boot agent. Media test failure, va bene, quando dobbiamo disabilitare un po' di cose. F1, enter BIOS, puttana di Eva. Ok, BIOS UEFI, questa macchina è più recente della mia. CPU 260, il mio è un 240. Questo è un 240, la mia CPU è 2520. Mi piace.
qui ci sono cose. Ha mantenuto la data, l'ha mantenata. Security. Startup, sì, ma qua ci sono cose, ci sono cose. C'è il maledetto UEFI, complicazioni affari semplici, va bene. E, ok, va bene. Come si esce? Esci? Allora, discarda le ciance. Discardo le ciance e provo a fare il boot. Vediamo se butta con niente. Non si può mai dire. Bisogna sempre provare, mai fidarsi. Potrebbe fare il boot con niente. Devo disabilitare questo troiaio di Intel Boot Agent. Però è interessante, io prevedo un simpatico swap di scheda madre. Anche se potrei provare direttamente a swappare il disco e vedere di nascosto l'effetto che fa. Ah, guardate, c'è il boot manager, c'è la merda UEFI. Questo sarà un bagno di sangue. Cos'è Windows Boot Manager? Vede il DVD e poi il PCI LAN, vaffanculo il boot agent. Bene, la scheda madre sembra funzionare, sono contento. Adesso dovrò studiare la situazione e fare qualche prova. Ho installato la RAM del vecchio portatile e l'hard disk e la batteria. Quindi a questo punto intanto vediamo se si avvia dalla batteria. Io sono sicuro che succederà qualche catastrofe. Attenzione, dovrò sicuramente entrare nel BIOS. Se devo per forza disabilitare quel troiaio. Ecco, F1. Devo disabilitare questa cosa. Vediamo se CTRL S no. Allora, va bene. Adesso perdo tempo qua, mi serve l'altra mano. Quindi non posso filmare. Vediamo se ho fatto un troiaio, ho disabilitato UEFI, perché non mi ricordo se andava. E in effetti Grub mi sta vedendo, Devuan, che ora parte. Sembra interessante. Adesso vedrà cose diverse. Virtual VMX, va bene, sta partendo. Già partito. Wow. È già partito. Devo dire che funziona alla perfezione. Adesso però mi vedrà le interfacce. Certo, il wifi non me lo vede direttamente. Mi vedrà VLAN 1, VLAN 0, eccetera. Vediamo. Ah, la tastiera QWERTZ maledetta. Vabbè, direi che funziona. Beh, perfetto direi, eh? Notevole. Notevole, veramente notevole. Funziona. Funziona, si vede molto bene, il portatile non ha fatto una piega, in realtà ha riconosciuto benissimo perfettamente la scheda di rete, la scheda wifi, e verosimilmente ho una porta gigabit che funziona bene, e bene, sono contento, mi sembra che sia messo molto meglio del mio. Parte questo sbreccio qua e qua, però potrei sostituirlo con il mio qui. Potrei mettere questo riposapalmo, questo palm rest, che però è rotto qui e l'ho incollato, quindi non so. Beh, vedremo. Vittoria socialismo lui, ho un portatile identico, leggermente più potente, forse in effetti potevo prendere qualcosa di meglio, però sti cazzi, va bene così. Devo eliminare immediatamente questo maledetto adesivo di maledetto Windows 7 di merda. Ma soprattutto ho la scheda madre, che
in buone condizioni, anzi in buone condizioni. Perché ho cambiato questo coso, direte? Perché dentro è pieno di polvere, perché io, essendo stronzo, anni fa da questa motherboard ho scippato quello che è l'adesivo nero che protegge tutta la scheda madre, che è particolare perché intanto protegge la parte dei componenti, d'accordo, ma l'ho scippato anche dalla parte di sopra dove c'è tutta la componentistica. Questo vuol dire che se per caso va acqua nella tastiera, l'acqua finisce nella scheda madre e non più, per come è progettato il ThinkPad, attraverso i famosi scoli per l'acqua, perché l'acqua potete versarla qui, ci sono dei video su YouTube, questo ThinkPad è a prova di acqua, e l'acqua esce da appositi fori di scolo, e sottolineo scolo, e la scheda madre dovrebbe rimanere protetta. Vabbè, a parte questo, avevo falsi contatti sul connettore della batteria, falsi contatti qui sulla, su questa presa di rete, falsi contatti su questo USB, il lettore SD card l'abbiamo già riparato in un precedente video, insomma, ha rotto il cazzo, e quindi questo è un leggero upgrade che è costato veramente un cazzo. E il trackpad è sicuramente più migliore del mio, è più nuovo, e va bene, va bene. Sono contento, grazie per aver visto questo breve video, grazie, arrivederci, vaffanculo. Con 8 viti in meno, forse riesco a togliere la tastiera da questo laptop. Vedete, vedete, io qua gli ho messo io della plastichina, ma tenuta ferma col nastro adesivo qui, con i buchi fatti a mano. Però non va bene, cioè è un troiaio. E quindi, poi vedete qua è tutto spaccato già. Qui è spaccato pure. Questa plastica è una merda. Ma bando alle ciance, leviamo questa tastiera e proviamo a metterla al posto di lui. Ed ecco come l'interno di un ThinkPad messo bene, non come il mio. Vi ricordo che il mio è così, mentre questo, se riesco con una mano, eccolo qua. Tolgo la tastiera Abominio QZERTY. E come vedete, sì, c'è un pochino di polvere, ma è messo veramente bene. Ora ne approfitto per pulire. Comunque, questo è, diciamo, un'installazione giusto per usarlo stasera. È veramente messo bene. C'è un pochino di polvere, ma non è eccessiva, assolutamente. C'è un po' di polvere su questa molla. C'è un capello del precedente proprietario. Molto bene, potremo analizzare il DNA. E clonarlo e prenderlo in giro. Bene, bene, adesso metto la tastiera, quella che bisogna mettere nei portatili, cioè la tastiera USA, in modo da non avere maledette lettere accentate e da avere una tastiera più comoda per la programmazione. Grazie, mi si sta scaricando la batteria del telefono, quindi non posso più fare il video. Grazie, arrivederci, prego, buonasera. E direi che ci siamo. Funziona. L'audio funziona bene. Adesso è bilanciato. E d'accordo. Questa è musica mia del 1997 che vi risparmio perché sì. E comunque ok, funziona. Perfetto. Vaffanculo.